Allora, sincerità più che altro è molto legato a quello che ho vissuto io, cioè non riuscirei a raccontarti una storia che non è la mia, anche perché non credo che nessuno possa rimanere nel tempo se racconta una storia che di un altro, cioè non avrebbe senso. Poi comunque fin da quando sono partito io a fare musica, per fortuna ho avuto un esempio come può essere quello di mia madre. Comunque ci ha cresciuti da soli, adesso c'ha me e i miei due fratelli, quindi è sempre stata una persona molto quadrata, molto sincera anche nel dire le cose, quindi io sono una persona senza filtri e sono anche abbastanza testardo in quello che faccio, quindi è importante la sincerità, ma soprattutto al giorno d'oggi è importante perché sembra che arrivano tutti quanti dalla guerra in Libia. Ed è importante essere sinceri non solo con se stessi, ma anche con chi ti ascolta. Come fai a... O sono tutti dei grandi attori, e invece ho bisogno proprio di... A prescindere che poi le cose possano piacere o non piacere, a prescindere che magari scrivo... Potrei scrivere in maniera più semplice e arrivare a più persone, ma non, nello stesso tempo non riuscire a dire quello che volevo dire veramente. Quindi per me essere sincero anche nella scrittura, quindi io lo faccio in questa maniera, questo è il mio modo di pensare, il mio modo di scrivere, ed è mio. E soprattutto voglio che la gente quando sente il modo in cui scrivo mi dicano che non assomiglio a nient'altro se non a me. Senti, volevo parlare proprio un attimo di live, perché sei stato sul palco del Miami, se ho capito bene. Sì. Com'è andata e soprattutto com'è stata quell'esperienza sul palco? Allora, sono arrivato là tipo mega gasato all'inizio, tipo, cioè non è che alle spalle non c'ho live, anzi, cioè, ce l'ho la mia gavetta, no? Però lì è strutturato in una maniera abbastanza differente da tutto il resto, da tutto quello che ho visto, no? Cioè tu arrivi, c'è un botto di gente, un fiume, cioè che va, vaga. Poi tu sali sul palco, però quando tu sali sul palco, le persone che erano lì fino a 5 secondi prima, nel cambio palco, non ci sono più. Perché stanno andando a sentire qualcun altro in un altro palco e continua a passare la gente. Quindi quando sali te sul palco li devi attirare l'attenzione e farli ritornare a te. Quindi io come sono salito là, che si era svuotato, ma però c'erano flussi di persone che camminavano, dovevo fare qualcosa per far sì che si riempisse. Poi ce l'ho fatta per fortuna, sennò facevo una gran figuraccia, però invece è andata da Dio ed è stato bello perché ti sei messo anche alla prova e soprattutto c'erano persone che magari non c'entravano con la tua musica. Comunque, prima che iniziasse a suonare io c'era una band che faceva musica, non so cos'era, strana, comunque era bella sperimentale. Ed è bello anche perché c'è delle persone che non c'entrano nulla, però lo vedi in faccia che loro non c'entrano con la musica che devi fare te. Quindi se riesci a conquistare loro, è un po' come se fai sentire il pezzo a tua madre e gli piace, se piace a lei piace a tutti, no? Ed è stata una bella sfida, poi nel mio spero di aver dato il massimo, anzi l'ho dato, senza se. Allora, di per sé mi sto organizzando per un progetto che sto ancora a definire, che però non voglio che sia banale, non so come dirti. Cioè, magari ogni giorno esce fuori un disco, però quattro canzoni sono le quattro canzoni che erano già uscite prima. Ce ne aggiungono alcune di riempimento, due per far saltare la gente che finisce là. I dischi che piacciono a me sono quelli là che magari scopri una canzone a distanza di 6 mesi all'interno di quelli, anche se è un EP. Voglio fare belle canzoni, questo è il mio obiettivo, il mio progetto.